Perché se non vi becca da soli, diciamo che ha un problema a uccidere. Può essere molto pericoloso. Sì. Dog Day contro Catnap. Chi è l'assassino, eh? Oggi giochiamo a Murder Sugimold. Quanto tempo è passato? Adesso io sto guardando tutti loro, ma non so chi è chi, perché ognuno di noi qui ha un'altra identità, un po' come Among Us. Per esempio, chi sarà mai Zulu? Non lo deve dire, non lo deve dire. Abbiamo tutto segreto. Uniform, due non uniform. Non lo saprai mai chi sarò. X-Ray, Foxtrot, due Zulu, un Juliet. È difficile capire. Tra di noi c'è uno che è l'assassino, ragazzi. È armato di coltello e vuole uccidere un traditore. Non solo, c'è anche un altro ruolo che è il baiter. Lui deve dare dei consigli sbagliati a tutti per cercare di stare dalla parte dell'assassino. Ma che infame. Però c'è anche un detective che, se spara all'assassino, fa vincere a tutti. Ragazzi, questo è quanto. Io direi di partire e vediamo che cosa succede. Insomma, diamo un'occhiata in giro. Siamo qui. Ma io non mi sento tanto sicura ad andare in giro da sola, però. Dovresti stare vicino al detective, perché il detective è quello alla pistola. Ma lo sappiamo chi è. Beh, lui lo potrebbe anche dire, chi è il detective. È una sua scelta. Sicuro che per caso non mi metto in pericolo se lo dico nell'ipotesi in cui fossi io, per esempio. Puoi dire che sei tu, perché tanto il tuo nome è diverso. Perché tu potresti essere chiunque. Potresti essere India, potresti essere, no? Qualsiasi nome. Non lo possono sapere. E allora sono io il detective. E in teoria il detective può vedere alcune impronte. E anche l'assassino può vedere alcune impronte. Non mi fido di nessuno, ho tanta paura. Mi sta salendo un po' di ansia, se posso essere sincero. Mi sento così di strani. Le mie enormi chiappe putride stanno per essere assassinate. Davvero? Ma attento! Chiappe putride assassinate, ma quelle di Chico! Porca miseria, ragazzi, attenzione! Ma cosa è successo? C'è stato l'infame, ho paura! Ma come è possibile? Ragazzi, mantenete la calma! Qualcosa? Mantenete la calma, dobbiamo affidarci al detective qui, Allora, Anna, avevi detto che sei tu, a questo punto... Sì, esattamente! Dai, fai vedere, segui le impronte. Non ho tracce, assolutamente, non vedo niente! Si sono vede solamente che un po'... Nessuno ha visto il killer fare questo omicidio, è ferato, ragazzi! Bisogna trovare dove... È stato furtivissimo! Bisogna trovare dove è il corpo, C'è da dire che io ho visto qualche movimento strano. Incontriamoci alla piscinetta. Venite tutti. Va bene. Prendo io un po' le veci del detective, perché vedo che il detective è una pisciazza. Tutti qua. Ma non diciamo, non ripetiamo. Ma te permetti? Venite a vedere, guardate che cosa c'è. Seguite Juliet, ve lo dico, sono io Juliet. Venite. Ah, che cosa c'è qua? Guardate. No! Oh, mamma mia! Esatto. Cioè, adesso il detective dovrebbe poter analizzare per scoprire, tipo, da quanto tempo è morto o roba del genere. Cioè, dovresti avere degli indizi. Sarebbe bello se il detective lo potesse fare. Perché non lo fa il detective? Porca miseria, Anna, sei proprio un detective piscione e inutile. Perché non lo può fare il detective? No, invece... Sono sinceri con voi! Sì? È stato un dog day, l'ho visto che entrava! Vedi, infatti ha ucciso un altro... Ma non prendiamocela con i dog day, cosa hanno fatto di male? Potrebbe essere stato un dog day. Ce ne sono soltanto due! Ah, se lui lo dice... Io ci credo, poi del resto mi sembra una persona del tutto credibile. Ti meritavo di dire una cosa. Qualcuno prima, un catnap, si è avvicinato proprio in questa zona, l'ho visto. Io credo che sia stato un dog day invece. Perché sta cercando di fregarvi. Sì, e poi è normale, un dog day uccide l'altro. Cioè, per gelosia, capito? Terrò i miei occhi ben puntati su questi dog day. Ma tu chi io sei, se posso scusa? Dire, ne ho visto uno al piano di sopra di dog day. Sei X-Ray, Anna? Perché? No, sto chiedendo se è il detective. Vorrei sapere chi è il detective. Tutto perché per... Sono io il detective. Elefante. Ti chiami X-Ray? Ti sto chiedendo questo. No, non lo so. Ma dimmelo, cioè voglio essere protetto. No, e il nome è l'unica cosa che mi protegge. Ma io voglio stare vicino a te per essere protetto. C'è un assassino in giro, Anna. Vabbè, fai come vuoi. Andiamo. Ti proteggerò da lontano, fidati. Va bene, ragazzi, va bene. State attenti perché a quanto pare c'è un dog day che vuole uccidere. Bisogna stare in guardia perché quello è... È probabile morire un altro dog day. Può essere, a questo punto potrebbe essere. L'importante è che voi state sempre attenti, perché lui comunque vi deve beccare da soli, perché se non vi becca da soli, diciamo che ha un problema a uccidere. Può essere molto pericoloso. Sì. No! Che succede ancora? Ma è passato pochissimo.
Ma il Dog Day è ferocissimo! Sì, qua non so chi è stato. Hai visto che era un altro Dog Day? Sì, ho visto che si avvicinava un Dog Day qua nei paraggi. E poi è morto lui, l'hai sentito? Chi era che è morto? Non l'ho riconosciuto. L'ho trovato! Ero io! Sì, ti hanno ammazzato, porca miseria. Sì! Oh, cavolo. Era in questa stanza! Sì, è questo cioè, è... guarda qui! Ragazzi, il Dog Day è geloso degli altri Dog Day, è l'unica bisognerebbe interrogarlo! Ne è rimasto solo uno! È vero! Allora, prima abbiamo detto che uno è stato visto, un Dog Day è stato visto. Allora, il detective qua deve prendere il sopravvento, però. Secondo me dovresti sparare! No, sono d'accordo. Non sparare. Perché? Perché se sbagli muori. Tonta. Magari è troppo avventato e perdiamo poi. Fidati di me che è stato sicuramente un Dog sì, Day. Sì, ma non possiamo. È l'unico qua. Stai zitto, hai la mamma che è sporca. Non so chi sei, tra l'altro. Perché qua ci sono molti catnap in giro. Vabbè, ragazzi, c'è ancora una possibilità, Anna. Fai così. Tu adesso sospetti di quel Dog Day. No, giustamente, perché è un sospetto legittimo. Stagli appresso. Va bene. Andiamo. Lo farò. Andiamo. Oddio. Ho paura. Mi terresti la manina. Sta attento che è molto sudata e calda. Perché sono emozionato di starti vicino. Non sei vicino a me, perché me ne sono andato più in fretta possibile di quando ti ho visto. Brutto lurido che altro non sei. Ti volevo, ragazzi, più fianco. Non fatevi distrarre dalla perversione di Stregato. State attenti, perché ancora non si può sapere quello che sta per succedere, Lion, io sento proprio le mie mutande che si appesantiscono. Ti stai cagando? C'è qualcuno vicino a me, sì, di brutto. Oh. Ho paura. Ho capito. Forse è Anna che ti segue, No, io sono sulle Anna. Tracce, sto cercando di capire chi è. Ma scusami, tu non dovevi stare col Dog Day rimasto? Appunto. E l'hai perso? Non l'ho perso. Quindi ci sei ancora con lui? Ci sono. Cosa è successo? Cos'è successo? Non era Dog Day. Non era perché era con te? Sì, ovviamente. Ah, porca. Allora è scagionato. Quindi non era lui, ragazzi. Ritroviamoci alla piscinetta. Presto alla piscinetta. Chissà dove è morto poi quello là. Non è importante, questa è l'ultima cosa importante. È vero, bisogna sapere chi è a questo punto. Perché altrimenti l'assassino vince, ragazzi. Uno dei due catnap rimasti. Sì. Ma scusami, ma quanti Dog Day ci sono adesso? Uno. Solo uno? È sicuramente stato lui, ha lanciato un coltello. Era con me. Quindi non può essere stato lui però, sembrerebbe. No. Quindi deve essere stato un catnap. O Foxtrot o Uniform. Uniform non so chi sia, io te l'ho detto, io ero giù. Io Uniform l'ho visto arrivare per ultimo adesso, è un po' sospetto. No, vabbè, io potrei puntare il dito contro X-Ray, sinceramente, perché... No, non c'è pensa proprio. No, X-Ray, ragazzi, non può essere, quello è il detective, scusa Anna, mi sono confuso, vorrei puntare il dito contro Zulu. Perché secondo me ti ha ingannato, Anna. Magari si è travestito. Era con me tutto il tempo. E cosa ne sai? Se avesse cambiato aspetto invece, magari che ti ha fregato. Ed non è un altro. Non può farlo. Certo, L'assassino è un infame, può fare di tutto. Le vie del Signore sono infinite, Anna. Chi lo può sapere? Ma non è possibile, non ce l'hai detto che potevo farlo. Non lo so neanch'io, Anna. Tutto ciò che può fare questo assassino pazzo ed efferato. Ma se ne porto a piscina, tutti e tre. Qua. Oh, fermi tutti. Ma di là c'è qualcuno morto. Sì, è quello di prima, non l'avevate visto, guarda, è qua. È Alex, mi sa, questo. Poverino, le sue chiappe stanno marcendo. Si decompongono alla velocità della luce, Ma allora, scusate, sei... Cos'è stato? Cosa è successo? È davvero? Oh mio Dio. Ah, io sparo a caso. Via, scappa. Sparo questo qua! No, perché è scappato. Lo sai cos'è successo a Nina? Adesso te lo spiego io che cos'è successo. Vedi, lui è dalla mia parte, perché lui è il mio baiter e io sono l'assassino. Giochiamo a carte scoperte, fratello, d'accordo? È proprio così! Siete stati fregati tutti da noi! Dati alla macchia, baiter! Ma se io ti sparo, vinco comunque! Non puoi spararci, siamo scappati. Scappa, idiota, scappa! Red, sei stato un imbecille! Ma perché non sei scappato? Non lo so, forse volevi esplodere, Volevi farti sparare addosso, No, devi assolutamente assassinarla subito! Spesso io, ma allora... Ma tanto adesso so chi è! Sì, so chi devo sparare!
fare. Sì, facile dirlo. Vieni, 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 fratello. Qual è il tuo piano? Allora, lei non vede i nostri nomi. Solo io vedo il tuo titolo Bater e tu vedi il mio Murder, se non sbaglio. Non è forse vero, fratello? Sì, proprio così, perché fratello. Siamo nella stessa gang. Ma ormai giochiamo a carte scoperte, per cui io posso tirar fuori anche il mio cultiello. E tu, Anna, invece, non vedi niente? Non vedi neanche le impronte, Anna? No, non le vedo, non sono un detective. Ah, è vero, perché Anna è soltanto un passante armato. Non è il vero detective. Ecco perché non poteva analizzare i corpi. Il detective, a quanto pare, in questo round, Anna, non c'era. Però quella pistola è letale. Non lo sapevi. No, non lo sapevo. Mi prendo io il colpo per te, se è necessario. No, non c'è bisogno, attento che è lì. Anna? Guarda, e so che ci hai visto. E tu non hai tanti colpi in quella pistola, Anna. Va bene. Ho tirato il coltello. No! Ma non importa, sarà le tue. Che schifata! Non ci credo. Non ci credo. Ho ripreso il coltello, Annina. Oh, questo è lui, ok. Maledetto! Aspetta, fammi vedere se... Oh, porca miseria. Era una prova! Scusa, non puoi rivivere più, mi dici. Non posso più, vinci per entrambi! Vincerò per entrambi. Anna, dai, vieni fuori. Dove sei? Ah! No. Ah! E non m'hai preso, adesso è il mio momento! Adesso è il mio momento! No! E tu ci metti un po' a ricaricare, Annina! È stato difficile! Però non è stata colpa di Anna, questa volta. Attenzione, sta partendo subito un altro round. Un round in cui io non ho idea di chi sia l'assassino. Non so se c'è un detective. Qualcuno è detective, fratello? È un detective, no, con l'arma e basta. Ok, un detective sfigato, va bene, meglio di niente. E uno di noi è l'assassino. Io speriamo non ho sia bravo come te. Chi è il detective con l'arma? Sono proprio okay, io. Qual fratello, è il tuo nome? Sì. Io devo stare protetto vicino a ma te. Ma sei sicuro? Sì, sì, sì. Ma così è un bersaglio? Dimmi. Vabbè, allora sei. Lo faccio capire solo a no, te. No, me lo dici. Chi sei? Ma anche Delta. Delta, sono allora, Delta. Il killer è pregato di uccidere Delta, così io mi prendo la pistola. Ragazzi, lasciamo da solo Delta, scusatemi. Allora, noi tutti quanti guardiamo il muro in ma modo che succeda quello che deve succedere. Fischiettiamo, ragazzi. Adesso disperdiamoci così che il killer non venga incolpato di quanto potrebbe essere successo. Ma non gioco neanche a sto round. Ehi, via dalle palle, la sua arma è mia, fermi. Chi stava andando a raccogliere? La voleva rubare? Io mi sa, forse, non lo so. Ma che vergogna! Ma cosa sei, un demente? Sono un idiota schifoso, volevo prendere l'arma. Volevi sentirti scusami. Importante, nella gerarchia. Sei un po' sì, Lion. Vabbè, ragazzi, non vi incolpo. È una situazione paurosa e c'è un killer a piede libero. Maledetto! Però io con te adesso mi sento al sicuro che sei detective. Allora, ragazzi, io ho un po' di caghella perché vedo un sacco di gente che mi corre appresso. Ma sei l'unico. Allora, possiamo fare che non bisogna correre addosso a qualcuno perché è una cosa che farebbe il killer. Vabbè, quando qualcuno ti viene contro, vengo ma Alex, contro il ma muro, cosa fai? Allora. Biascichi? No, non volevo! Sono un idiota! È pieno di idioti, ma è un mazzo di idioti. Anna, ma dove siamo finiti? Ma non lo so, non ho la più pallida idea, non so neanche dove sono io con tutti questi idioti. Forse sei una di loro. Oh. No. Sei tu? Sì. Secondo me sei tu l'assassina. No, no. Attenti, eh. Allora, non chiunque sia il killer, di nessuno. Lo invito a stare molto attento, perché se io vedo che ha il coltello, non esiterò. Io ho visto un dog dei devi assolutamente sospetto. Spararlo immediatamente appena lo becchi. Ah, tranzolli, ragazzi, tranzolli. Venite. No! No! Che è successo? È stato codato, è stato codato, ragazzi. È stato posseduto quel piccolo pezzettino. Ma che è morto? Siete nel corridoio! Andiamo? È vero. No, poverino! Anna. Che c'è? Sei vicina alla scena del crimine, mi sembra. Sono venuta perché l'ho visto. E non ti sembra un po' strano che sei sono venuta una proprio testimone. Qui? E cosa hai visto? Ho visto un dog day che... Era lei? No, oh. Cavolo, ho ucciso un innocente. No, un innocente! Però non mi hai eliminato. Anna, ti chiedo umilmente scusa. Ti giuro che da come parlavi ero certo che saresti stata la persona giusta da uccidere. Invece non eri. Ma sei un assassino!
pazzesco! Ho già chiesto scusa! Anna è già morta! Ma va? Complimenti, oh! Che spirito di osservazione! Ma non è che lui l'assassino, ragazzi! Anche secondo me! Adesso non so chi sia, chiaramente, tra questi, perché non sappiamo il suo nome. Infatti lui si è ben guardato da condividerlo con noi altri, ma io invece, guardate, io lo dico chi sono. Sono Victor e ho la pistola io, perché sono quello buono. Sei onesto, Lion! Ho fatto un errore, ho ucciso Anna, sì! Può capitare a tutti, ma non sappiamo chi è la strada. Anzi, state a 2 metri di distanza l'uno dall'altro. Voglio fare delle domande. Stregatto. Con chi vuoi iniziare? Voglio parlare con Stregatto, perché tanto so che è lui. Questo stupido. Parla bene con lui. Allora, secondo me tu sei November. E io non ti dico nulla, Va bene, va bene, va bene. E sei l'assassino, secondo me. E sei un Doc Day. No, non è vero. Non sono lui e non sono l'assassino. Aha. Dimmelo di nuovo. Ti posso dire il mio nome se vuoi, ma dimmi, non puoi dimmi il tuo nome, dimmi il tuo nome. Charlie. Qualcun altro è Charlie? Io sono Charlie, lo ammetto. Non è vero che sei tu, strefe, Charlie. Che infame è stato mentire. E tu, Red, fammi indovinare, sei Golf, non è vero? Sì, sono proprio io. Quindi tu sei November e sei l'assassino. Ti giuro, te lo assicuro, sono Charlie, non puoi uccidermi. Fe, tu sei Charlie, me lo giuri? Te lo giuro, e poi ho visto proprio un Dog Day fare una cosa un po' strana nel corridoio prima. Che cosa ha fatto nel corridoio? Stava girando proprio vicino a un catnap. Morto, immagino, eh? Eh? Schifoso. Magari era lui stesso, non ti avvicinare. Ma non vuole dirlo. Non ti avvicinare. Ragazzi, io non lo so, se sbaglio un'altra volta ho perso, non posso permettermelo, però secondo me è lui. Ci servono altre prove! Ricordati che Dog Day odia i catnap! È vero, li odia Dog Day i catnap! E tu ci odi, ci vuoi uccidere, sei tu! No, oh, la devi smettere, non sono io! Premi il tasto 2. Basta, lo sapevo, è lui. Che schifoso! Ha provato a tirare il coltello! E non ci ha manco appiazzato! Pippone Arsugo sei! Pazzesca sei! Ero così vicino a vincere! Ah, ragazzi, un round notturno. Sapete cosa vi dico? A me va bene di fare questo round notturno. Ah, ci piace la notte! Ci piace la notte. La notte è tenebrosa e va bene. Fa paura. Kilo... Venite alla piscina, ragazzi. Venite, venite. Kilo. Vediamo chi altro abbiamo. Bravo. Dai, il detective, Lion. Stai zitto, idiota. No, non posso sei chiedere. Probabilmente l'assassino. Lo riconosco da questo tono. Da stupido demente. Spuzza abbastanza. Sierra. Anna, sei Sierra, vero? No. Sì, lo sei. No. Dici la verità, tanto non succede nulla, No. Stiamo parlando, siamo tra persone che si vogliono bene. Venite, ok, no. Venite con me, venite con me. Entriamo dentro. Ma guardate che non dovete avere paura di me. Cioè io adesso mi piace già sto discorso. Sono che Charlie e io ho la pistola. Sono il pistolone. Proteggici tu. Sono il detective Pezzotto, però. Quello che non è che ha tutti sti grandi poteri, ma ce lo facciamo andare bene. Comunque la pistola. Adesso sarò in grado di identificare chi siete in base alla mia capacità cerebrale. Allora Anna e Sierra, secondo me. No. Dai, devi dire la verità. No. Uff. Ma hai un sesto senso! Tu sei bravo. Tu chi? Stregatto. No, okay. No, non sono allora io. Allora è Alex, bravo. Sì, sono io, bravo! È bravo. Kilo e Chico. No. Ok, allora sei Juliet. No. Sei Sierra. No, sono Kilo, in verità sei sono Kilo. No, sono io Kilo. Porca miseria. Allora... No, ci sono 2 chili, ci sono 2 chili. No, non sono io Kilo! Sto cercando di intuire chi sia l'assassino in base alle menzogne che racconta. E secondo me è Chico. Però ragazzi, ma secondo me puniscilo. Bisogna accumulare delle prove però. Quindi ma ancora non hai capito chi sto. Dividetevi ragazzi, andate tutti a fare le vostre cose, che non ci sono cose da fare, ma comunque voi andate in giro. Dai, ho paura. Qualcuno mi sta seguendo. Lei non usa. Ma cosa è successo? Anna! Dove? No, quella è qua, non è qua. Sto memorizzando tutti i vostri nomi, ragazzi. Sapete che chiunque ha commesso questa atrocità sarà morto entro l'alba. Dov'è Anna morta? Non c'è qui, forse è pieno di sopra. Anna, dove sei morta? Sei morta sopra? Sì. Ma cosa ci facevi sopra? Ti sei fatta proprio... Ti sei fatta fare la festa dall'assassino. No, guarda qui. Io ti ho detto. No, questo l'ho visto prima. Io ho visto una cosa sospetta,
Posso cadere un vaso. Ho visto un certo Sierra scappare dal piano di sopra. No. Raga, no. Assolutamente. No, possiamo discutere. Detective? Sì. Allora, io sono colui che l'ha detto di te, quindi, cioè... Sei Sierra io, no? Adesso? No, ma so quello dietro di te. E perché? Allora se sparo a Sierra ti va bene. Sì, va bene, ma non so io. Io sono Kilo, salto. Okay. Ma sono io Kilo! Che pezzo? Confondendo! È uno dei Dog Day! Detective, non sono dire io! Importante. Ma tu non devi fidarti di Strecato! Palesemente uno dei Dog Day, te lo giuro, è uno dei Dog Day! Chi è lo stupido che ha detto vorrei dire una cosa e non ha detto la cosa? Io, no. Perché sono un grandissimo idiota schifoso! Stupido che lui, chi palesemente sei? Lui! Colpissimo! Sono novembre! Dici. Questo Sierra è sceso prima scappando. No, è Dog Day, raga. È Dog Day palese. È sicuramente Dog Day. Oh! Era lui! No! Era lui! Ma che schifo! Chi era? Ero io! Ma che pippa al sugo che sei! Scarso! Ad uccidervi tutti! Ma cosa stai dicendo? Ma sei ammazzato solo uno. Hai ammazzato. Cosa stai dicendo? C'ero quasi a uccidervi tutti. Era il mio piano, ma non capito. Ci sono riuscito. È venuto male. E hai ucciso Anna. Povera Anna. Ma non l'ho fatto apposta. Io ero molto bravo. Povera Anna, Anna era brava. Venite alla piscina, ragazzi, che ne parliamo. Io adesso di nuovo l'arma segreta, la pistola. Quindi state in campana, perché uno di voi non arriverà domani mattina. Oh no. Forse anche più guarda, guarda, questi erano molti in ritardo, è uno di questi, Ma nessuno, c'ho nessuno. Sta allora, attenzione. Anna, non è che sei tu l'assassino. No. Chico. No, non mi guardare. Tregatto. No, non lo sono. Alex. Sono io, ma non ti dico chi sono. Attenzione. Ah, ci sta. Sei un catnap per caso? No. Quindi sei un Dog Day? Sì. Ma stupido, ma sei idiota, ma mi vuoi dire qualcosa di più? Cioè, veramente? Sono proprio convinta che è un Dog Day, infatti era uno di quelli che è arrivato per però ultimo. Però effettivamente potrebbe stare bleffando, potrebbe essere così intelligente da bleffare. Si sta parlando di Alex, effettivamente. No, so io. Se posso dire, Hotel si muoveva in modo stupido, simile ad Alex. Sono d'accordo. Non è vero. Come sei ammazzato? Staccato, sì. No, ragazzi, ero innocente, non lo dovevamo ammazzare. Era sbagliato. Ma scusami, Alex, quindi mi hai ingannato, non sei un Dog Day. Esatto. Stai fregando, piano piano. Cazzo, ne ho ammazzato un altro. Ma cosa mi fai fare una strage? Mi fai fare una strage? Ma lascia giocare un pochino. Guarda che secondo me era veramente un Dog Day, io te lo dico. No, non lo è. Guarda che potrebbe essere che lui è in realtà un baiter, che ne sai? Alex, salta! Sì. Idiota, stupido, demente. Sì, vieni qui! Vieni qui! Maledetto, sto mancando tutti i colpi! Vieni qui! Abuserò della tua coltellina! E le farò fare un bel filo! Ho mancato il colpo un'altra volta! Ragazzi, attenti, è ancora in giro il Bastarlord! Dov'è? Chi è? L'ho perso! Attento al coltello che lancia! Ragazzi, dobbiamo stare tutti in una stanza. No, ancora lui, mi sa. È quello! No, vuole uccidere! Bastardo! Chiappali! È ancora vivo, ma l'ho colpito! È ancora vivo! Scappa! No, quello, ho sbagliato! Voleva uccidere! Mi vuole lavare! Oh, ma te sta aiutando, Alex! Imbecille! Non lo riesco a pigliare! Sta correndo come un diavolo! Fallo fuori! Mori! Fermo! Non lo puoi toccare! Fermo! Fermo sono! Tua madre è un adesso scrivi la parola da censurare. Scrivi! Non sto facendo! Bravo, Lion! Fregato con le armi proibite del Necronomicon sei stato. Messo in busta. Per questo giro di murder direi che è tutto. Il miglior assassino ve lo lascio decidere a voi nei commenti. Ma il team che ha vinto, secondo me, sono stati i catnap. Perché i Dog Day erano sempre dei pipponi. Anche Alex ne ha fatti fuori un sacco. Quindi bisogna dargli quello che è suo. Però ci fermiamo e al prossimo. Lion out! Ciao!